con l'attuazione del federalismo, con i costi standard, ossia con il controllo diretto della spesa pubblica fatto dai cittadini. Questo era un percorso importante, cominciato con la 42 del 2009. Poi l'approvazione dei decreti attuativi, ma voi con il vostro governo avete fin da subito deciso di iniziare una nuova fase centralista e antifederalista. Prima introducendo l'IMU sulla prima casa e incamerando alle casse statali il 50% delle entrate delle seconde case e i fabbricati delle aziende. Poi la cancellazione della compartecipazione IVA a favore degli enti locali e cancellando il federalismo demaniale, bloccando la valorizzazione dei beni. Potevate rivedere il patto di stabilità dei comuni, patto che sta bloccando la possibilità di investimento dei nostri enti locali, frenando i pagamenti agli artigiani e alle imprese fornitrici di servizi. E invece, con un bluff, si prendono in giro i sindaci,